Cari telespettatori di InfoCilento, benvenuti a questa nuova puntata in mia compagnia, in compagnia di Antonella. Eccoci qua. Allora, Antonella, quest'oggi faremo un bel viaggio. La scorsa puntata abbiamo fatto un viaggio nelle aule scolastiche, mentre invece questa volta nelle aule, insomma, di giustizia. E adesso ci spiegherai tu il perché. Sì, lo facciamo con il neoeletto presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania. Quindi diamo il benvenuto all'avvocato Gaetana Paesano, che è collegata con noi. Ben trovata, avvocato, e grazie. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Allora, avvocato, dicevamo neoeletto presidente di questo Comitato Pari Opportunità. Io vorrei cominciare, insomma, a beneficio dei nostri telespettatori, proprio spiegando che cos'è questo comitato, chi lo elegge, insomma, di che cosa si occupa. Certo, allora dunque le elezioni sono state necessarie perché il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati è sostanzialmente un'appendice dell'Ordine stesso e del Consiglio dell'Ordine, per cui diciamo che la sua durata segue la durata del Consiglio dell'Ordine, quindi il rinnovo dell'Ordine ha comportato anche il rinnovo del Comitato Pari Opportunità. Quindi avevamo già un Comitato Pari Opportunità uscente che adesso in tutti i suoi componenti si è rinnovato e le elezioni si sono svolte a maggio, quindi questo mese, per cui siamo veramente stati eletti da poco e ci siamo insediati appena, insomma, il 17 di maggio, quindi da pochi giorni. Qual è il nostro compito? Il nostro compito è lavorare in sinergia con il Consiglio dell'Ordine, ovviamente con tutto l'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania, per portare avanti quelle iniziative di formazione e di informazione che sono poste in essere, attuate a livello regionale e a livello nazionale nell'interesse della nostra categoria e a tutela della parità di genere all'interno della nostra categoria, quindi nell'esercizio della professione forense. Questo è, diciamo, uno dei nostri primi compiti fondamentali. Bene, avvocato, lei ha parlato appunto di formazione, ecco, e mi viene da pensare, ci viene da pensare che se c'è bisogno di un comitato che comunque, diciamo, in qualche maniera vigili, no, sulle pari opportunità, forse un po' di lavoro c'è ancora da fare. Lei cosa ne pensa? Assolutamente, noi siamo un organismo di recente istituzione perché la previsione di un comitato pari opportunità all'interno dell'Ordine degli Avvocati risale al 2012-2014, quindi siamo come organismo di recente istituzione. Se ne è avvertita la necessità perché se diciamo dal punto di vista dell'accesso alla professione forense, così come poi l'accesso alla magistratura, ormai i numeri ci dicono che tante difficoltà sono state superate, per cui ci sono tante avvocate donne e ci sono tanti magistrati, tanti giudici donne, anzi forse in alcuni territori addirittura più degli uomini che si approcciano, quindi che svolgono la professione, esercitano la professione. I problemi ci sono ancora con riferimento alla progressione nella carriera e con riferimento poi ad un esercizio della professione che sia di qualità. Cioè le differenze si percepiscono ancora con riferimento ai settori, quindi agli ambiti in cui appunto l'avvocato donna sceglie di esercitare la professione, oppure con riferimento al reddito, perché i dati ci restituiscono comunque un reddito inferiore, dovuto probabilmente al minore tempo che si riesce a dedicare. Quindi tutto il discorso ci porta poi alla conciliazione, quindi alla difficoltà di conciliare la professione libera con le responsabilità familiari ed è chiaro che da questo punto di vista, in questo settore come in tanti altri, dobbiamo necessariamente ancora sensibilizzare, ancora informare e ancora formare per arrivare poi ad una parità sostanziale, insomma, di genere e non soltanto sulla carta. Ecco, questa necessità di formare sappiamo che voi l'avvertite forte anche per le nuove generazioni. Infatti sappiamo che avete tante belle cose in programma, tanti progetti e alcuni coinvolgeranno anche le scuole, così? Sì, è così, anzi, le nuove generazioni sono una risorsa. Innanzitutto dobbiamo dare fiducia, quindi dobbiamo dare l'idea
che i giovani colleghi e le giovani colleghe che decidono, quindi che fanno questa scelta, possono avere una serie di punti di riferimento anche nella interlocuzione con le istituzioni, e quindi ci piacerebbe che sul territorio ci considerassero un punto di riferimento. I giovani ci aiutano poi in tutta l'attività di digitalizzazione, di informatizzazione, che è uno strumento fondamentale rispetto alle varie opportunità, perché per una, appunto, nell'ambito di quella conciliazione che dicevo prima tra attività professionale e responsabilità familiare, l'udienza a distanza, la formazione a distanza, quindi tutto questo può aiutare nella organizzazione del lavoro, e sicuramente i giovani sono, diciamo, molto più avanti da questo punto di vista. E poi sì, nei rapporti con le scuole chiaramente creeremo un canale diretto giovani, soprattutto con gli istituti superiori, per promuovere per la cultura di genere, perché dobbiamo parlare di accesso all'istruzione, dobbiamo parlare di opportunità per il futuro, di identità di genere, quindi sicuramente ne dobbiamo parlare anche con le scuole. E utilizzeremo la componente giovani al massimo per questo, perché il loro linguaggio è sicuramente molto più diretto e molto più adeguato rispetto ai ragazzi delle scuole superiori, ma anche delle scuole di grado inferiore, con una magari informazione ovviamente diversificata, non più adatta. Certo, siamo assolutamente d'accordo. Lei prima parlava di fare rete, di creare, no, una bella sinergia. Ecco, lei in quanto presidente del Comitato appunto delle Pari Opportunità è ovviamente una donna, e lei ha mai avvertito sul posto di lavoro o comunque in generale nella sua carriera lavorativa una qualche disparità? Essendo allora, ovviamente... guarda, no, io... Allora, quando mi sono laureata ero molto giovane, quindi avevo, diciamo, due oggettive, che sembravano, insomma, oggettive difficoltà, e cioè l'età e il sesso, quindi il fatto di essere donna. Però, come ho detto anche quando ho avuto, insomma, questo privilegio di una elezione come presidente, di una designazione come presidente al mio comitato, io ho avuto la fortuna di incontrare dei maestri nella mia strada, primo fra tutti l'avvocato Tullio Mautone, con il quale io ho fatto pratica e sono stata per tanti anni, che non mi hanno mai fatto, diciamo, sentire debole da questo punto di vista, anzi hanno rafforzato le mie diciamo, risorse e i miei punti di forza. Quindi, come esperienza personale, non posso dire questo, anche perché nel nostro tribunale io sono cresciuta con l'esempio di colleghe davvero in gamba, che 20 anni fa, insomma, erano già un esempio nell'esercizio della professione, cioè con tutte le difficoltà che potevano esserci 20 anni fa, erano già in grado di rappresentare il nostro foro. Non lo facevano formalmente, ma lo facevano con il loro esempio. Per me sono state un esempio. Quindi, voglio dire, personalmente non posso che riportare un'esperienza positiva. Però è ovvio ed evidente che se invece appunto leggiamo i dati e se andiamo a confrontarci all'interno della rete, come dicevo prima, sia regionale che nazionale, vediamo che invece in tanti fori queste criticità esistono. Ripeto, non tanto rispetto all'accesso, quelle ormai sono quasi superate, quanto rispetto ad un esercizio della professione, cioè un esempio per tutte, no? Per noi è frequente sentirsi chiamare signora a voi, invece che avvocata, il che ovviamente è assolutamente, non è, diciamo, assolutamente svilente, però è rispetto appunto al riconoscimento del ruolo professionale, no? Può dare l'idea della percezione che si ha all'esterno. Quindi sicuramente le criticità ci sono, e lavoreremo in rete perché tutte le attività di informazione, di appunto monitoraggio, di raccolta dati, di formazione si possono fare correttamente solo in rete, perché così si creano dei linguaggi comuni, si danno dei messaggi, si diffondono dei messaggi comuni e si riesce ad essere più efficaci nell'intervento che si intende fare. Avvocato, io volevo farle una domanda ancora un po' più indisponente rispetto a quella di Roberta, e alla quale le chiedo di rispondere, se può, nella maniera meno diplomatica possibile. Ma all'interno del foro di Vallo della Lucania, il rapporto tra colleghe e donne è più improntato alla competizione o alla solidarietà, alla collaborazione? Non è una domanda. Non è una domanda semplice, e non,
Allora, ripeto, per quanto mi riguarda, mi viene difficile rispondere perché ho con colleghe donne, rapporti di solidarietà e con colleghe donne un rapporto di pura competizione, soprattutto quando il settore di, diciamo, di l'ambito, ecco, di cui ci occupiamo è lo stesso. Ma lo stesso capita con colleghi uomini, cioè voglio dire, è un foro poi sostanzialmente non tanto grande, in cui poi ci sono anche i rapporti personali che vanno in qualche modo ad incidere, per cui si arriva poi a prescindere, no? Anche dal fatto di essere uomo o di essere donna. Certo, ci sono dei settori in cui c'è molta solidarietà. L'ambito appunto di cui mi occupo, che è il diritto di famiglia e il diritto minorile, c'ha sicuramente una prevalenza di colleghe donne e devo dire che c'è una collaborazione, non solo una competizione, c'è uno scambio di informazioni, c'è uno scambio di contatti importanti, insomma, di ricerche importanti. Quindi, secondo me, per quello che posso dire, nel mio settore più solidarietà che non competizione. E beh, questo è un bel È messaggio, devo bello. dire. Poi tra donne, ecco, siamo tre donne, ecco, sentire, ascoltare queste Fa cose fa sempre piacere. piacere. E abbiamo appunto ascoltato in una sua recente intervista, lei ovviamente si occupa di diritto di famiglia, insomma tutela dei minori, e ha proprio detto che i figli sono un'opportunità. Sicuramente lei si ritrova a gestire dei temi delicati, quindi anche complicati a volte da gestire. Ecco, il ruolo dell'avvocato in queste situazioni, devo dire, a volte anche molto, dicevo, complicate, qual è e come bisogna gestire, soprattutto anche a livello forse umano, no? Perché ne scaturisce anche a livello empatico insomma, con chi si ha di fronte, quindi immagino che non sia semplice. No, non è semplice perché già, insomma, la funzione dell'avvocato è una funzione sociale di per sé. In questo settore, ovviamente, è una funzione che si carica di tantissime responsabilità, perché anzi, molto spesso viene puntato il dito nel conflitto sull'avvocato che, insomma, non interviene adeguatamente sulla parte per evitare che vengano portate avanti delle pretese che possono soltanto esacerbare il conflitto. E quindi andare a pregiudicare l'interesse poi delle parti più deboli, quindi l'interesse dei minori. L'approccio in questa materia richiede innanzitutto una formazione multidisciplinare e specialistica, cioè è importante essere in grado di interpretare la domanda innanzitutto che viene portata all'avvocato, no? Perché molto spesso la famiglia che si rivolge all'avvocato non ha bisogno di un avvocato, ha bisogno di qualcuno che ascolti, ha bisogno di un intervento di tipo diverso. Quindi la prima cosa che bisogna essere in grado di fare è riconoscere la domanda, interpretare la domanda in modo da mettere immediatamente in campo la risorsa specifica più utile per quella famiglia. Quindi attivare il servizio sociale se necessario, attivare invece una psicoterapia familiare se necessario, oppure appunto intervenire se necessario come legale. La formazione deve essere specialistica. Noi finalmente abbiamo avuto in questi giorni l'approvazione delle linee guida del Consiglio Nazionale Forense sulle specializzazioni che aspettavamo e avremo anche nel 2024 il Tribunale Unico per la Famiglia e per i minori. Quindi se c'è tutto questo movimento e c'è tutto questa carne a cuocere, diciamo così, è perché in questa materia dalle specializzazioni non è possibile prescindere, non lo può fare l'avvocato e non lo può fare il magistrato. Adesso, peraltro, io sono rientrata poco fa perché abbiamo in tribunale il corso per i curatori speciali del minore che abbiamo organizzato, il Consiglio dell'Ordine ha organizzato insieme all'Associazione Matrimonialisti Italiani e ci sono 40 iscritti, insomma, tanti colleghi che vogliono dedicarsi al diritto di famiglia anche rivestendo il delicatissimo compito di curatore. Per questo devono fare una formazione specialistica per poter essere inseriti nell'elenco. È qualcosa, ripeto, da cui non è possibile prescindere, perché bisogna essere in grado anche di riconoscere poi le competenze degli altri operatori, evitare i deliri di onnipotenza, mantenersi nei propri limiti, dialogare senza perdere di vista l'obiettivo principale, che deve essere l'interesse del minore, se il minore è presente, insomma, anche quando questo interesse confligge con quello del proprio assistito. Quindi bisogna fare molta attenzione.
Per avviarci un po' alla conclusione, avvocato, al di là di quello che sarà il compito e quindi la funzione del comitato che lei rappresenta, ci sono, secondo lei, delle urgenze per quanto riguarda la giustizia nel nostro territorio che vanno assolutamente affrontate nell'immediato? Quali sono? Tutte domande semplici, praticamente. Allora, diciamo che il periodo proprio di emergenza fortissimo, forse l'abbiamo superato, perché io ricordo che quando abbiamo fatto una serie di incontri nel periodo della pandemia per riflettere appunto sugli effetti della pandemia, molti di noi sostenevano la pandemia è solo la ciliegina sulla torta, cioè non è poi questo alla fine il nostro problema dal punto di vista della giustizia sul territorio. Però forse adesso la situazione sta andando verso una soluzione, perché il nostro Consiglio dell'Ordine attuale, ma anche quello precedente, diciamo in continuità con il lavoro di quello precedente, è un buon interlocutore nelle sedi istituzionali opportune, quindi si fa sentire ed è molto attivo. C'è anche una implementazione dell'organico, quindi avremo anche magistrati in più e quindi una ridefinizione dei ruoli e alcuni ruoli che sono stati congelati per molto tempo finalmente potranno riprendere. La trattazione scritta che è stata posta dalla riforma Cartabia per alcune situazioni in parte aiuta perché ovviamente le udienze possono essere organizzate ad orario e questo consente lo svolgimento diciamo più organizzato. Quindi io mi sento di essere ottimista da questo punto di vista. Abbiamo attraversato momenti di enorme difficoltà. Gli ultimi anni forse sono stati i più difficili da quelli che io ricordo in 25 anni di carriera. Avevamo molte difficoltà, però a mio parire possiamo essere ottimisti andando nella direzione in cui stiamo andando, cioè mantenendo vivo il dialogo con le sedi opportune, con le sedi istituzionali competenti. Certo, e allora per stemperare anche un po', no, la chiacchierata e per avviarci appunto, come diceva Antonella, alla conclusione, io e Antonella avevamo appunto una curiosità, ma lei ha sempre voluto fare l'avvocato o da piccolina sognava di fare qualcos'altro e soprattutto come mai poi ha scelto di intraprendere questa carriera? No, non ho sempre voluto fare l'avvocato. Allora, inizialmente, quando ero proprio piccolina, sognavo di fare l'ingegnere, quindi una cosa che per una donna sarebbe stato forse ancora più difficile. Poi, il giorno dell'iscrizione, invece, mi sono iscritta a giurisprudenza e a quel punto sono bastati gli esami di diritto di famiglia e di diritto matrimoniale per farmi decidere che io in qualche modo avrei varcato la soglia del Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni era diventato il mio sogno, quindi come magistrato o come avvocato il mio obiettivo doveva essere quello. Ho avuto la fortuna, devo dirlo, di poter fare tante scelte perché ho avuto una buona rete familiare di supporto per le mie tre maternità e un marito collaborativo. Per cui ho potuto fare le mie scelte. Ho scelto fin dall'inizio la specializzazione e quindi mi sono data da fare con la formazione per poter raggiungere il mio obiettivo. È il primo giorno che sono andata a fare udienza al Tribunale per i minorenni, insomma, posso dire di avere realizzato quello che a un certo punto è diventato il mio sogno. Bene, grazie avvocato. Allora ci piace chiudere anche con questa nota di emozione che abbiamo colto nel ricordo della sua prima udienza. Noi la ringraziamo davvero per essere stata con noi, le Grazie a auguriamo buon voi, lavoro grazie. e insomma a lei, al comitato e a tutto il foro di Vallo della Lucania. Buon lavoro e grazie. Grazie ancora. Grazie, grazie ancora, grazie. Ecco, abbiamo portato a casa un'altra bella intervista, Un'altra posso bella intervista, è dirlo? Me lo certo che dico da sola? possiamo dirlo, e poi come dicevi giustamente tu abbiamo chiuso con questa insomma nota di Sì, bello, colore che ci piace tanto. sì. Allora, noi vi diamo appuntamento ovviamente alla prossima intervista, restate sempre aggiornati sui nostri canali, quelli di infocilento.it e ci vediamo alla prossima. Alla prossima, grazie.